a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi è Santo Stefano, ancora tanti auguri a tutti quanti. Io registro questo video veramente improvvisato, proprio per il piacere di stare qualche minuto in vostra compagnia. C'è anche il sottofondo musicale della banda che al centro città sta suonando, cantando, suonando le canzoni di Natale e quindi io volevo semplicemente mostrarvi il look di oggi. Non è previsto nulla di particolare per me in questa giornata, semplicemente continuare a mangiare, che è quello che si fa di più in questi giorni con parenti e amici. Allora passerei a farvi vedere quindi che cosa ho utilizzato per questo look, che sinceramente è molto semplice, molto sobrio, ma mi piace molto. In particolare ho voluto utilizzare questo fondotinta che sto veramente adorando, ed è il fondotinta di Marc Jacobs, che si chiama Remarkable fondotinta concentrato, che ha un prezzo di 44,50 € sul sito di Sephora. Io però l'ho acquistato con il 20% di sconto. Questo è un fondotinta che promette di essere ultra coprente, leggero e a lunghissima tenuta. Vi anticipo che fa assolutamente tutto quello che promette. Come vedete, la confezione, purtroppo, dico purtroppo perché è splendida, ma è in pesante vetro satinato, ha un doppio tappo e poi non ha un dosatore, diciamo, di quelli a contagocce. Semplicemente, vediamo se riesco a farvi vedere, questo è l'applicatore, quindi ha, diciamo, questa pallina, non metterà mai a fuoco, ce la posso fare, mi devo solo fermare, ecco, quindi ha una pallina praticamente al termine e quindi dell'applicatore, quindi semplicemente si tampona sul viso per rilasciare il prodotto. Questo fondotinta, sapevo che questo fondotinta va utilizzato sulla pelle ben idratata. In realtà infatti andrebbe utilizzato in combo con la sua base levigante alla noce di cocco, che crea, diciamo, una barriera ricca di vitamine tra la pelle e il make up. Io ancora non ho acquistato questa base alla noce di cocco e l'ho abbinato alla mia Rosalia CC Cream di La Roche-Posay. Ve ne ho parlato già di questa CC Cream nei preferiti di novembre. Mi piace tantissimo perché va a coprire ma anche a correggere i rossori grazie ai suoi principi attivi, ma contiene all'interno anche burro di karité, quindi mi lascia la pelle in questa stagione, diciamo, invernale fredda, che purtroppo il mio viso intende a seccarsi in alcune zone, quindi mi lascia la pelle assolutamente morbida e idratata, e devo dire che funzionano abbastanza bene insieme. Per tornare al fondotinta, ha una texture fluida ma non completamente liquida, è necessario agitarlo prima dell'uso. La caratteristica che mi sento di dire come prima di questo fondotinta è che ha una texture molto concentrata ed è assolutamente un fondotinta coprentissimo, quindi ne basta una quantità irrisoria. Mi raccomando, non eccedete con le dosi, perché l'effetto mascherone da circo è veramente assolutamente assicurato. E poi va, quindi è vero che costa, però sicuramente dura una vita una bottiglia di questo fondotinta, perché ne basta veramente una quantità infinitesimale e poi va sfumato alla perfezione. Infatti io sono partita con il pennello, poi l'ho applicato anche con la beauty blender. Adesso ho capito che il mio modo preferito per utilizzare questo fondotinta è quello di sfumarlo con le dita, proprio come una crema lo applico. Riesco quindi a scaldare meglio il prodotto, a stenderlo alla perfezione e ottenere un effetto sicuramente più naturale. Il finish direi che è un semi opaco, non è un finale completamente piatto, come vedete. È bellissimo perché l'effetto è quello proprio, cioè effetto bambola di porcellana veramente. Coprenza, come vi dicevo, straordinaria, perché io non ho applicato neanche stamattina correttore e vi assicuro che io ho delle diverse discromie sul viso, quindi veramente fantastico. La cosa ancora più bella che di questo fondotinta è la tenuta. È una tenuta veramente estrema. Io ieri mattina l'ho applicato il giorno di Natale, verso le 11, insomma, quando ho preparato il look per il pranzo. Ieri sera io ancora ero perfetta, non avevo bisogno di ritocchi, ed è veramente, di solito tendo comunque poi durante il corso della giornata, con i riscaldamenti anche in casa, comunque a lucidarmi un po'.
Perfetto, quindi un fondotinta sicuramente consigliato per le occasioni speciali. Non lo consiglierei ad una pelle secca perché comunque tende ad evidenziare le zone secche. Infatti fate molta attenzione a non applicarlo nella zona del contorno occhi. Sicuramente è adatto per le pelli miste e grasse. Non lo consiglierei neanche se si va nelle giornate, diciamo, quando si ha poco tempo a disposizione, proprio perché va applicato per bene questo fondotinta. Però utilizzato nel modo giusto, vi assicuro che dà come dire, grandi soddisfazioni perché ha un risultato veramente splendido sulla pelle. Quindi, per me, in questo momento, come prime, le mie prime impressioni sono molto positive su questo fondotinta. Voglio acquistare, infatti, anche la sua base levigante. E a proposito della colorazione, io ho acquistato il colore numero 26 Bisque Medium. Non ho scelto le colorazioni con il nome beige, con beige nel nome, ce la posso fare, perché ho letto che hanno un sottotono più rosato. Queste con la parolina bisque invece hanno un sottotono più neutro. Devo dire che è un pelino più caldo, un pelino più chiaro, diciamo, del mio tono di pelle, però pazienza, insomma, sul sito di Sephora purtroppo, come spesso accade, non ci sono tutte le reali colorazioni di questo fondotinta. Comunque, passiamo oltre e come cipria ho applicato un velo della mia amatissima Hello Flawless di Benefit, che è uno dei miei pochissimi prodotti con il buco, come vedete. Io adoro questa cipria, no cipra, perché è assolutamente coprente e vellutante perfezionante, quindi va anche a minimizzare la visibilità dei pori dilatati e dei segni di espressione. È anche un comodissimo, utilissimo SPF 15. Ne ho forse 3 o 4 di queste cipre in colorazioni diverse a seconda del momento, del periodo dell'anno. Primer occhi, non lo, che ve lo dico a fare, primer potion anti-aging, quindi va a migliorare la resa degli ombretti e levigare la palpebra, e ha anche ingredienti rassodanti, idratanti, quindi diciamo migliorativi della situazione della nostra palpebra anche nel tempo, quindi continuo ad utilizzare sempre e quasi esclusivamente lui. Come correttore un tocco solo sotto gli occhi del Double Wear di Estée Lauder nella colorazione quindi light medium, che ho sfumato con la Beauty Blender. Sopracciglia le ho fatte con la mia amata e solita matita di Kiko, l'Eyebrow Sculpt Automatic Pencil nella colorazione 05 castane scure, pochi tratti, veramente una matita fantastica, una tenuta anche questa eccezionale. E andiamo ad uno dei prodotti nuovi che ho utilizzato stamattina per la prima volta, che volevo mostrarvi, ed è questa palettona del brand americano Morphe Brushes, un brand che è finalmente famoso anche per i suoi pennelli, ma c'è veramente di tutto in questo, tra i prodotti offerti da questo brand. C'è veramente l'imbarazzo della scelta, ci sono tanti prodotti interessanti. Io infatti ho acquistato altri prodotti proprio il 24 dicembre, avanti ieri, e finalmente ho trovato la palette con i toni sul prugna e quella tutta di colori opachi, brand che è approdato, quello lo dovevo dire dopo, ma l'ho anticipato. Comunque, e la palette ovviamente alla rovescia. Comunque, questa palette, questo brand è approdato su diversi siti inglesi finalmente, quindi lo possiamo trovare su Beauty Buy, su Beauty Bay ovviamente, su Cocktail Cosmetics, su Love Makeup. Non mi ricordo Love Makeup, no, era un altro. Allora, Cocktail Cosmetics, Cult Beauty. E io l'ho acquistata invece su Beauty Chamber prima di Natale, l'ho ricevuta in pochissimi giorni. In realtà io non ho fatto un grosso affare perché l'ho pagata circa 30 euro con il cambio, però stamattina ho visto che proprio su Beauty Bay è in vendita a 22 euro circa, quindi veramente un affare perché parliamo di 35 colori. Io ho acquistato come prima palette la 35 W, W sta per Warm. Quindi sono 35 colori matte e shimmer caldi. Come diverse palette da 35 colori, sicuramente ci sono colori, gli ombretti più validi e quelli meno validi. Io ancora non li ho neanche swatchati tutti, però devo dire che il look che ho realizzato stamattina mi piace tantissimo e ho utilizzato solo tre ombretti in buona sostanza. Questo marrone rossiccio sulla palpebra mobile, ho sfumato nella piega con questo arancio bruciato. E poi invece nell'angolo esterno ho utilizzato, credo questo, sì, questo qui, questo marrone invece freddo. Si sfumano benissimo, fallout zero, anche questi matte. Mi piace tantissimo la resa sugli occhi.
Veramente, se è così, se è come queste, sono come queste tutte le altre, piano piano, ho idea, ho intenzione di prenderne diverse. Ci sono delle palette dai colori più neutri, ovviamente come immaginate, ai colori più pazzi, ma veramente 35 colori, se si acquista a 20, circa 20 euro, secondo me sono delle palette veramente molto valide. Non volevo utilizzare eyeliner stamattina, ho quindi utilizzato semplicemente un po' di matita e ho scelto la Hot Chocolate di Essence delle Long Lasting Eye Pencil, che è una delle mie matite marroni preferite, ultra low cost, fantastica. Invece, come mascara, ho utilizzato di Chanel il mascara Le Volume nella colorazione numero 27 Rouge Noir della collezione natalizia. Questo è l'effetto, non si vedrà mai perché non è ovviamente un colore che voglio dire, si distingue molto facilmente dal nero, è semplicemente qualcosa di meno scuro e di più caldo rispetto ad un classico mascara nero. Non fa la differenza, però vi assicuro che visto da vicino si vede che non è un mascara nero e mi piace tantissimo. Quindi, per andare ad illuminare l'arcata sopracciglia, ho utilizzato la parte opaca di questa matita di Kiko che si chiama Perfect Eyes Duo Highlighter Pencil. Mi piace tantissimo anche questa matita, un risultato molto illuminante, anche liftante di questa zona. Semplicemente passa la matita sull'arcata e poi io la sfumo con le dita. Mi piace tantissimo questa matitina Kiko. E poi che cosa ho fatto? Sono andata a fare il contouring. Anche qui so che devo utilizzare altre palette, ma per questi giorni di Natale mi serve un risultato bello e vado sul sicuro con la mia Olympia. Quindi, come al solito, il mio bronzer Ade per andare a scaldare l'incarnato, Ipno per fare, quindi per andare a scavare le guance e assottigliare il mio nasino, e poi il mio amato Zeus che volge al termine in questa zona, quindi per illuminare la zona sotto l'occhio. Stamattina in realtà ho utilizzato anche un tocchetto di Eros, che è questo illuminante diciamo oro chiaro, che ha una pigmentazione, io ve l'ho fatto vedere già altre volte, ma ogni volta che tocco Zeus mi rendo conto, Zeus, sì, Eros, mi rendo conto che ha una pigmentazione straordinaria e un colore splendido. Questo è l'illuminante Eros della palette di Mulac. Bene, alla fine, non è la fine, però dopo, ecco, devo dire, blush. E ho utilizzato questo blush che si chiama Sun ed è del brand spagnolo Postquam, un brand sconosciuto a me, l'ho scoperto un tempo fa su un sito di vendita online, Vente Privé mi sembra, e ho acquistato qualche prodottino, tre blush dai colori fantastici, circa 5 euro, una cialda enorme perché parliamo di 10 grammi di prodotto. Il colore è questo, come vi dicevo si chiama Sun ed è questo splendido, vi faccio ovviamente anche lo swatch, un albicocca arancio bruciato tendente anche al marroncino. Questa è la colorazione, ma è di un bello questo blush. La texture è setosa e, come vedete, molto pigmentato. È un colore che io adoro utilizzare in questa stagione, soprattutto in combo con gli ombretti, diciamo, con di colori caldi sugli occhi e le labbra anche sul marroncino. È un colore splendido. Le mie braccia sono ormai perennemente colorate. Che volevo dire in più di questo blush? Che ha un finish satinato con qualche minuscolo glitterino che risulta visibile però solo sulla cialda, quindi fortunatamente non ha poi un finish luminoso sulle guance. Vi ripeto, il colore è bellissimo, secondo me per 5 euro questi blush sono un affare. Mi devo ricordare di mostrarvi gli altri due colori perché c'è tipo un viola malva pure tra questi tre che mi fa veramente impazzire come colorazione. Per finire, adesso sì, per finire, sulle labbra ho utilizzato un rossetto che adoro ed è Waffle di Mulac, che è questo rossettino qui. È chiaramente un marroncino caldo, direi, con sfumature sul caramello, un colore che è estremamente di tendenza, ma come vedete è molto portabile perché comunque è un colore non troppo scuro.
Eccolo qua, è bellissimo, veramente. Non è troppo scuro, non è troppo marrone, è veramente un colore splendido, molto di tendenza, sicuramente l'ho già detto, è molto portabile, mi piace veramente tantissimo, rende le labbra bellissime secondo me questo colore, un rossetto che fa le labbra sensuali, veramente bello. E ho trovato anche una matita perfetta per waffle di Mulac ed è di Bottega Verde, la matita Caramel. Si abbina alla perfezione a questo rossetto di Mulac. Guardate che bella accoppiata. Il risultato mi piace tantissimo. Avevo swatchato waffle con il rossetto MAC Velvet Teddy, ma non c'entra niente perché è molto più scuro rispetto a Velvet Teddy. Poi è anche più rosato il rossetto di MAC. E è anche vicino al top di MAC, che comunque è anche lui molto diverso perché è un colore più caldo. Waffle è spettacolare per i miei gusti. Poi abbinato a questa matita, se vi capita di passare anche da un negozio Bottega Verde, sono in vendita a 2,90 euro. Sono delle matite splendide, come vedete, questo è proprio un color marroncino caramello spettacolare, veramente bellissimo. Io oggi sono veramente contenta comunque di essere stata in vostra compagnia. Non so se vi piace l'effetto finale del look, molto sobrio, molto semplice, ma per andare a mangiare i tortellini in brodo direi che va benissimo. Io spero rivederci presto. Sto improvvisando veramente anche il finale, sarà un successo. Comunque, continuate a seguirmi e ci vedremo appena possibile.